là che oggi abbiamo qualche squalificato di troppo, però comunque abbiamo lavorato bene in settimana e quindi pensiamo e siamo convinti di poter fare una buona gara. Poi il risultato è sempre figlio di tante situazioni, però stiamo bene, anche se abbiamo qualche infortunato, qualche squalificato, però ci siamo. Cosa servirà per vincere questo incontro? Per vincere dipende da tantissime cose. Intanto dobbiamo fare prestazione sotto tutti i punti di vista, poi il risultato è figlio di. È una conseguenza al modo in cui tu ti approcci, tu fai prestazione. Ecco. Che cosa le è già piaciuto? Che cosa già vede della sua idea di gioco nella squadra? Ma la disponibilità dei ragazzi fino adesso è stata sempre eccellente, quindi questo mi fa ben sperare. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista, abbiamo degli ampi margini di miglioramento che col lavoro verranno colmati. Cosa si attende da questo incontro? Ma sicuramente giochiamo contro una squadra molto importante, ben allenata, quindi dobbiamo stare in campana e allo stesso tempo dobbiamo farci valere. Quindi è una partita dove noi vogliamo cercare di portarla a casa con grande attenzione, con grande rispetto verso gli avversari. Ecco, ha detto attenzione, 274 minuti con la porta inviolata, scaramanzia facendo, cosa vuol dire questo rispetto alla sua formazione? Ma il fatto di non subire gol sicuramente aiuta, ma sappiamo benissimo che ogni partita fa sempre storia a sé, quindi anche oggi giochiamo contro un attacco importante e pensiamo a far bene, poi a prescindere dal gol fatto, a gol preso, dobbiamo sempre cercare di avere un equilibrio in tutte e due le fasi. Lei ha detto però che serve un po' di spregiudicatezza. Sì, sicuramente ci deve essere, però è ovvio, dipende anche dagli avversari, in campo ci sono anche gli avversari, quindi la squadra comunque sa benissimo che dobbiamo fare in modo di andare a fare gol, ma anche di non prenderli. Dove si vince questo incontro? In quale zona del campo? Ma non sono un mago, quindi giochiamoci la partita e facciamo in modo di giocare in 11 in tutte e due le fasi, poi dopo si vedrà. Queste dunque le parole dei due tecnici e andiamoli a sentire i due tecnici subito da Alessandro Pirozzi. Sì, con Carmine Parlato, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, alla fine un'occasione persa oppure un buon pareggio. Ma le partite vanno sempre giocate, è ovvio che giocavamo contro una bella squadra che sta facendo bene dal momento in cui è stato cambiato l'allenatore, quindi faccio i complimenti anche all'Erder. E noi siamo nuovi in questa categoria, abbiamo fatto in modo di creare i presupposti per portare un gruppo di ragazzi insieme alla società in un campionato importante come la Lega Pro. Oggi hanno dimostrato di poterci stare, è ovvio che poi dopo se loro avessero fatto gol nei primi minuti tra palo e traversa staremmo a parlare di un'altra partita, noi abbiamo avuto qualche altra occasione. È uscito un pareggio, ce lo prendiamo ben volentieri. Comunque continua la vostra imbattibilità, quindi anche una maturità sotto questo punto di vista, una Assolutamente solidità. sì, assolutamente sì, c'è una buonissima solidità, sappiamo benissimo che dobbiamo cercare di andare a finalizzare quello che creiamo e a volte ci si riesce, a volte no, ma è un gruppo che lavora sodo, è un gruppo che non si risparmia mai. Tra l'altro vediamo la sua squadra sotto il settore dei tifosi, quindi c'è stata. Ma la Sono contento. partecipazione dei nostri tifosi è quell'uomo in più, lo vuole il nostro presidente, quindi siamo i primi a congratularci con tutti i nostri tifosi perché era da un bel po' di anni che il Trento non aveva questa curva. Il presidente l'ha creata apposta, quindi noi dobbiamo onorarla fino alla fine. Giuseppe, non so se avete domande. Sì, una domanda per il mister, complimenti. Il mister è sicuramente un punto importantissimo perché avete affrontato una squadra di altissimo livello, la Provercelli veramente ha una classifica un po' sottotono, ma è veramente di alta qualità l'organico, quindi una buonissima prestazione e soprattutto grande solidità. Sì, diciamo che i ragazzi sono stati bravi, ovviamente giocavamo con due moduli totalmente diversi, dove noi avevamo più profondità, loro avevano più ampiezza, potevamo andare in difficoltà. Secondo me abbiamo retto bene quello che potevano essere i dettami tattici, poi è ovvio che la differenza te la fa
parte la fa anche il giocatore stesso nella qualità, nel passaggio, però abbiamo affrontato secondo me una delle migliori rose del nostro girone. Grazie mister. Prego, in bocca al lupo. Arrivederci. E questo è l'entusiasmo comunque dei tifosi del Trento, soddisfatti sembrano della prestazione dei propri beniamini, un pomeriggio per loro di gioia, di felicità, avendo seguito la propria squadra allo stadio, così come credo possa essere soddisfatto anche Franco Lerda, che è al microfono di Alessandro Pirozzi. Sì, le giro subito la domanda di Giuseppe Galati. Soddisfatto oppure sperava in qualcosa di più? No, la prestazione c'è stata. Siamo stati ordinati, siamo stati aggressivi al punto giusto. Peccato perché il primo tempo con un pizzico di fortuna in più, devo dire fortuna perché abbiamo preso il doppio palo in una circostanza, e nel secondo tempo con un po' più di precisione nell'ultimo passaggio potevamo creare presupposti per fare gol. Non l'abbiamo fatto, però comunque sono soddisfatto della prestazione, anche se ci tenevamo a vincere, ma purtroppo nel calcio penso che anche Parlato voleva vincere, quindi... Continua comunque la striscia positiva, anche questo è un elemento di continuità e che dà fiducia alla sua formazione. No, assolutamente, assolutamente, è un campionato molto equilibrato, non ci sono squadre tra virgolette materasso facile, è molto equilibrato, e quindi non subire gol e dare continuità di prestazione è importante. E partita molto intensa, combattuta, però ci è piaciuto anche il fair play sia tra gli allenatori sia tra le squadre in campo, insomma. No, alla fine è stata una partita molto corretta. No, assolutamente è stata corretta in campo, fuori, ma ci mancherebbe. Giuseppe, Andrea, a voi. Mister, complimenti, prestazione sicuramente positiva. Volevo chiedere, col vostro schema forse non potevate più utilizzare un po' di più magari il cambio gioco, perché poi il Trento giocando 4-3-1-2 magari faceva più fatica a sopperire al cambio di gioco. Sì, no, ma quella era un'idea di sviluppo, purtroppo lo abbiamo fatto solo nella zona bassa, perché comunque non riuscivamo a portare giocatori nella metà campo per poi cambiare gioco. Abbiamo avuto un paio di situazioni che potevamo col giro palla, ma non diretto. Mi riferisco a Rizzo, che una palla, dato filtrante, poteva darla sulla corsa a Crialese. Un'altra situazione nel secondo tempo che ha avuto Bruzzaniti dalla parte destra, dove non abbiamo fatto un cambio di gioco diretto, ma ci siamo arrivati e potevamo mettere in difficoltà. Comunque la considerazione che hai fatto è quella giusta, però anche giocando a rombo, dove andava in città, loro scivolavano bene e comunque c'è un buon terreno di gioco, ma essendo molto duro, poco era poco veloce la palla, poi il primo controllo non sempre veniva bene, questo ha rallentato anche un po'. Mister, grazie, in bocca al lupo. Crepi, io mi lupo. Limito anche grazie. A farle i complimenti. Grazie. Per aver dato fiducia a dei ragazzi giovanissimi. Certo, in campo, no. Ah, poi c'è da sottolineare quello, ecco, grazie, esatto. Devo fare i complimenti perché noi a un certo punto ne avevamo 5-6, non lo so, avevamo una squadra molto giovane, insomma, no, sì. questo ci deve riempire anche di orgoglio, perché comunque ho dei ragazzi a disposizione che sono umili e quindi hanno solo che da migliorare. Grazie di nuovo, in bocca al lupo. Crepi, arrivederci. Siamo in conclusione, io ringrazio per il commento tecnico Andrea Mantovani, Alessandro Pirozzi per il lavoro da bordo campo, la regia di Edi Saia, tutta la squadra tecnica che ci ha supportato, un ringraziamento particolare anche ai due uffici stampa, Daniele Loss del Trento e Vittoria Marando della Pro Vercelli. Il ringraziamento più grande come sempre va a tutti voi che ci avete prestato attenzione, ai quali auguro buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.